Il dottor Schittulli per il convegno Stile di vita in oncologia cancro al colon retto. Dottore, ci parli un po' dei numeri, nel suo bellissimo intervento ne ha citati diversi. Beh, intanto che il cancro è una malattia guaribile, però la guaribilità si è fermata al 2019 con il 65% dei casi guariti. Noi potremmo arrivare addirittura al 90% oggi se mettessimo in atto tutte le nostre conoscenze, e cioè se ci avvalessimo delle tecnologie innovative e soprattutto se facessimo dei controlli e quindi le campagne di screening, allargando anche le campagne di screening. Il dato allarmante è che oggi 1.071 italiani avranno la diagnosi di cancro, perché sono stati lo scorso anno oltre 390.000 nuovi casi di cancro, le nuove diagnosi di cancro. Questo significa che 1.071 italiani ogni giorno hanno la diagnosi di cancro, compreso il sabato e la domenica. Non solo, ma ogni giorno noi abbiamo registrato 496 decessi per cancro. Questa la dice lunga sull'importanza di invece dei controlli, perché è una malattia guaribile, una malattia vincibile, e questo non accade perché tutta l'attenzione si è spostata sul Covid, tralasciando completamente quella che è la patologia più antica e più crudele che abbia colpito l'essere umano, cioè il cancro. Di qui quindi la necessità di riprendere questo cammino, ma soprattutto di investire in prevenzione, investire in diagnosi precoce e non investire in malattie, cioè investire in ospedali. La realtà deve essere quella di una medicina territoriale, e qui la responsabilità sono delle regioni, perché le regioni gestiscono la sanità e le regioni devono investire in salute, non in malattie, devono investire creando questi poliambulatori e attivandosi perché lo screening possa essere eseguito, ma a tappeto, perché ripeto, è una malattia guaribile, non è una malattia perdente rispetto agli scorsi anni. È necessario rivedere, reimpostare questo aspetto del Servizio Sanitario Nazionale. L'ideale sarebbe poter creare per questo un bollettino settimanale del cancro. Il bollettino settimanale del cancro, noi vediamo che ogni settimana le diagnosi di cancro sono circa 9.000. e ogni settimana i decessi sono circa 3.500 settimanalmente. Questo la direbbe lunga per dire: muovetevi voi istituzioni, cerchiamo noi cittadini di stimolare loro, ma anche di poterci garantire queste campagne di prevenzione.